Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto a giugno. Come sempre giù nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi mostro. Sono link affiliati ad Amazon. Questo per voi non comporta nessun sovrapprezzo in caso di acquisto tramite uno di questi link, semplicemente io riceverò una piccola percentuale. Allora, il primo libro che ho acquistato nel mese di giugno è stato un libro di Italo Calvino chiamato I nostri antenati. Questo libro qua l'ho acquistato con gli sconti Mondadori, il libro ha un prezzo di copertina di 15 euro, l'ho pagato mi sembra 12. Di Italo Calvino io ho letto solamente Il sentiero dei nidi di ragno, che mi è piaciuto moltissimo. Dopo aver letto appunto quel libro, volevo leggere altro di questo autore, quindi sono andata un po' a vedere i vari libri, a leggere le varie trame, e io mi ero messa in wishlist Il cavaliere inesistente, Il visconte dimezzato e Il barone rampante e Malcovaldo, questi quattro libri. Questo libro qua raccoglie Il cavaliere inesistente, Il visconte dimezzato e Il barone rampante, quindi contiene ben tre di quei quattro libri che io mi ero messa in wishlist, e se presi separatamente almeno 10 euro l'uno vengono, quindi capite bene che conviene prendere questo libro dove all'interno abbiamo tre volumi di questo autore piuttosto che acquistarli separatamente. E quindi niente, ho voluto prenderlo, ancora non l'ho iniziato, ovviamente poi lo leggerò. Italo Calvino si legge, almeno per quanto ne so io, nel senso io ho letto solamente il sentiero di nidi di ragno, però è stata una lettura che è volata proprio per la sua scrittura, che a me è piaciuta tantissimo. Poi il solito libro acquistato in edicola come ogni mese. Questo mese abbiamo Bambi della serie Storie Meravigliose. Non c'è bisogno che vi dica niente su Bambi, è una storia che conosciamo tutti. La cosa però che mi dispiace è che all'inizio, quando è uscita questa collezione, nel piano dell'opera c'era anche l'uscita del secondo volume di Bambi. Questo piano dell'opera è stato un po' modificato e il secondo libro di Bambi non lo fanno più, quindi c'è solamente il primo, però vabbè, leggerò il primo, so già che piangerò, comunque vi farò poi sapere. Mi è arrivato un libro che ho già letto da parte appunto dell'autrice, che è Figli di Madre Terra di Milena Pedroni. Il libro uscirà in realtà a luglio, fine luglio, con una nuova copertina che non sarà questa. Il libro, che appunto ho già letto ma ve ne parlerò, parla di quattro ragazzini che sono che abitano in questa città dove non sono liberi di esprimere le loro emozioni. Le persone non possono appunto esprimere le emozioni. E questi ragazzini, che sono dei sognatori con la testa tra le nuvole, non si sentono parte di questa società e in più sentono delle voci, dei richiami. E quindi questi ragazzini partono, lasciano tutto per inseguire appunto i consigli di questa voce. Questa voce è Gea, che è la madre terra, che appunto li guiderà in questo viaggio. È un libro particolare che a me è piaciuto. La protagonista della vicenda, della storia, del romanzo, non sono i quattro ragazzi, ma è proprio la madre terra, Gea. E niente, ve ne parlerò. Ho acquistato un libro piccolissimo di Sonia Vela, Una strega a New York City. È un libro che ha tipo 112 pagine, no, nemmeno 95 pagine. È un fantasy romance, non l'ho letto, ma lo leggerò questo mese. Altro libro che ho acquistato, perché era in super sconto, costerebbe 13 euro, l'ho pagato, ma praticamente niente. Strani ospiti in solaio. Mi aveva catturato un po' la copertina. Ho visto che era super scontato su Amazon, la trama mi incuriosiva e l'ho preso. Mi sto un po' buttando in questi mesi in libri che sono un po' sconosciuti, di autrici e autori emergenti italiani. Non lo so, mi attirano di più questi libri. Comunque, niente, si parla di una bambina. Si parte dalla storia di questa bambina che poi diventa anziana, e questa bambina ha fin dall'infanzia dovuto fare i conti con queste facoltà extrasensoriali che tutti chiamano settimo senso. E niente, mi ispirava un po' questa vicenda, vi farò sapere. Ancora questi libri non li ho letti.
letto, non li ho letti. Altro libro preso è Chiamatemi Sfortuna di Samila Yumi Marchetti. Di questo libro ho letto alcune recensioni che mi avevano incuriosita. La protagonista di questa storia è una youtuber del paranormale che appunto si chiama Fortuna e niente, vi farò poi sapere. La cosa che vi volevo mostrare all'interno di questo libro, che è veramente molto molto curato, è carino, mi piace le impostazioni delle pagine, alcune poi sono appunto nere e vi farò sapere anche questo, voglio leggerlo presto. E infine, scusate se l'ho incelofanato, ma ho dovuto metterlo in un altro posto in casa e c'è l'umidità, se mi conoscete, mi seguite, lo sapete, quindi devo sigillare i libri altrimenti li butto. Ho preso I Due Esorcisti di Ray Russell, l'ho preso usato su Vinted a 1,50 euro. È un thriller, dovrebbe essere, comunque ne ho sentito parlare molto bene, lo descrivono come un libro molto inquietante, la copertina è molto inquietante, volevo leggerlo, ce l'avevo in wishlist da un po', però non mi decidevo mai a prenderlo. Quando l'ho trovato a 1,50 euro su Vinted mi sono convinta e l'ho preso. Ok, quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto in questo mese, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri o se avete altri libri da consigliarmi, magari di autori o autrici un po' più piccole, meno conosciuti, libri ecco di cui si sente parlare poco ma che appunto vi sono piaciuti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!